Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori di RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Buonasera da Alberto Fiano, esattamente sabato 30 dicembre, ovviamente corrente anno, ore 23 e 54 minuti. Questo è il consueto appuntamento con la rubrica del sottoscritto, il punto sulla Roma, puntata numero 463. Analisi post partita di ogni impegno ufficiale della AS Roma. L'ultima gara dell'anno solare 2023, ossia Juventus-Roma, si è conclusa da circa un'ora e purtroppo si è verificato un risultato molto, diciamo, consueto appunto, che negli ultimi anni è spesso, ahinoi, uscito, ossia Juventus 1, Roma 0. E pressappoco sempre con la stessa modalità, sempre più o meno le stesse fotocopie di partite a tal riguardo, e anche stavolta questa tradizione amara e a dir poco sfavorevole per le sorti giallorosse si è di nuovo appunto verificata. Una partita dove la Roma comunque inizia bene. Il primo tempo veramente una buona Roma per come approccia la gara, per come sta in campo, per come cerca appunto di imporre la propria personalità e la propria voglia di vincere, per come anche a livello tattico Mourinho crea problemi ad Allegri con le posizioni di Dybala e di Bove, come poi lui stesso ha confermato in conferenza stampa. Ed è la Roma che appunto si rende pericolosa con un palo di Cristante ed una conclusione di Dybala proprio che lambisce di pochissimo il palo. Se le porte di calcio fossero state più larghe di 5 centimetri, ma nel vero senso della parola, questa occasione di Dybala, appunto, che sto qui raccontando, si sarebbe tramutata nell'1-0 della Roma. Così purtroppo non è stato. Poi nel secondo tempo, evidentemente, nell'intervallo Allegri tocca bene le corde emotive dei suoi 11 giocatori e infatti entra in campo un'altra Juve che parte veramente con il dente avvelenato e complice anche la solita disattenzione difensiva della Roma, dove anche Rui Patricio non è immune da colpe visto che prende gol sul suo palo. La Juventus riesce a passare in vantaggio con Rabiot. C'è anche da registrare che a fine primo tempo già c'erano stati dei sussulti o delle avvisaglie perché la Juventus negli ultimi 5 minuti ha schiacciato la Roma nella sua metà campo e se non fosse stato per un prodigioso, miracoloso salvaggio sulla linea di Ndicka su un tiro al volo di controbalzo di Kostic, la Juventus già a pochissimi minuti dall'intervallo sarebbe passata in vantaggio. Detto, raccontornando al gol di Rabiot, purtroppo una disattenzione è pagata a caro prezzo, ma anche un'azione per come si sviluppa dove la Juve ci va con molta più cattiveria sui palloni rispetto a quelli della Roma, la classica DNA ferocia juventina. La Roma comunque non è che viene tramortita da questo vantaggio della Juventus e cerca di riorganizzarsi e di rialzare il baricentro e di pervenire al pareggio, ma purtroppo, e lo fa anche bene perché poi non è che Rui Patricio corre più tanti pericoli, tranne qualche ripartenza della Juventus, che poi in questo canovaccio tattico anche lei è maestra. Infatti, poi viene anche annullato per un fuorigioco netto. Comunque, un gol di Chiesa al 77esimo. Dicevamo appunto che la Roma cerca di riorganizzare le idee, adotta dei cambi per essere ancora più incisiva in fase offensiva, facendo entrare El Shaarawy e Azmoun, ma purtroppo non è lucida negli ultimi 18-20 metri, nella finalizzazione appunto delle azioni offensive. Questo fa sì che la Juventus, soprattutto con i tre Marcantoni, Gatti, Bremer, Danilo, abbia gioco facile, anche perché Lukaku deve spesso venire a prendere palla sulla tre quarti oppure essere costretto a giocare spalla alla porta, quindi viene un po' disinnescato il terminale d'attacco giallorosso, appunto, che è il centravanti belga. Quindi la Roma comunque ci prova,
ma non con la giusta cattiveria e la giusta incisività e anche lucidità nell'imbastire le minacce da portare alla porta dell'ex portiere giallorosso Szczęsny. Quindi una battuta d'arresto che purtroppo lascia anche del rammarico, perché un pareggio magari si poteva e doveva prendere anche con il morale per far crescere quell'autostima, e magari sarebbe potuto essere anche più giusto, ma comunque non è uno scandalo se la Juve vince di misura per come poi si è svolta la gara. E non solo questo, ma lascia il rammarico perché ovviamente si poteva almeno prendere un punto al Bologna, che oggi è andato incontro a una vera e propria imbarcata Udine, un 3-0 netto dei friulani che ha annichilito e magari anche ridimensionato un pochino la compagine fensina. E invece ciò non è stato. La vittoria poi dell'Atalanta, della Fiorentina ieri, della Lazio, fanno sì che la Roma è di nuovo nella bagarra e in quella la sesta, settima posizione, che ormai veramente ha nauseato, ha stancato, ha mortificato, ha amareggiato, ha deluso, ha disamorato, tra virgolette, il sottoscritto in primis, ma anche penso a gran parte dei tifosi della Roma, perché non se ne può più di questa anonima mediocrità, che oltre il sesto posto la Roma non debba andare. Ovvio, il campionato non è finito, ma sono anni ormai, questo è il terzo anno che si veleggia sempre tra la sesta e la settima posizione, non di più. E anche per la passione che mette il tifo della Roma, per l'attaccamento anche alla squadra, molto viscerale, insomma, anche questa sera presenti allo Juventus Stadium 2.800 tifosi della Roma che hanno mandato sold out il settore ospiti. Insomma, meriteremmo un po' di più, meriteremmo almeno una squadra che possa occupare il quarto posto, lottare per il quarto posto, andare avanti anche nelle competizioni delle coppe, quindi Coppa Italia. Infatti il prossimo appuntamento è proprio la Coppa Italia, il 3 gennaio. Il destino ti mette di fronte un riscatto, sia di nuovo all'Olimpico, la Cremonese, che un anno fa ha dato un grandissimo dispiacere, e quindi questa volta la Roma invece è chiamata a riscattare quella figuraccia ed andare avanti appunto nella competizione della Coppa Nazionale. Quindi speriamo, ecco, che come dire, si faccia in modo anche in questa sede di mercato, soprattutto nel reparto difensivo, che la Roma possa apportare quelle modifiche per far sì che un altro anno non vada perso nell'anonimato, un altro anno non vada perso appunto in un'altra mancata qualificazione alla Champions League, che sarebbe veramente catastrofica sotto ogni punto di vista, soprattutto di ambizioni di allestimento della squadra nel prossimo anno. Quindi che i Friedkin se ne rendano conto, e anche nelle difficoltà del fair play finanziario comunque operano al meglio per rinforzare la squadra, che perderà adesso anche giocatori importanti, soprattutto come indica che comunque in fase difensiva sta crescendo, atteso nella Coppa d'Africa. Dopo questo impegno di Coppa Italia, poi tornando al campo, la Roma affronterà fra 8 giorni, 7 di gennaio, ore 20:45, domenica, Stadio Olimpico, altro sold out, una diretta concorrente, l'Atalanta. Questa sessione terribile prosegue, ma fino adesso il bilancio non è buono, a parte la vittoria sul Napoli e la vittoria e il pareggio purtroppo con la Fiorentina. La Roma ha perso col Bologna, ha perso la Juventus, ora rimangono Atalanta e Milan, e quindi bisogna far sì che non si subiscano altre sconfitte, che almeno dei punti o di pareggio o anche di vittoria, perché no, devono obbligatoriamente, ovvio, sempre tra virgolette, comunque essere centrate nella compagine giallorossa. Io non ho altro da aggiungere se non i ringraziamenti al mio amico Roberto De Angelis, che mi concede sempre questo spazio sulle sue frequenze radiofoniche. Rivolgo a lui il mio più sincero saluto e i migliori auguri di buon anno a Roberto e famiglia, come a tutti voi anche ascoltatori. Questa è l'ultima puntata dell'anno della rubrica del sottoscritto Il Punto sulla Roma.
Ringrazio voi che mi avete seguito in diretta e coloro che mi seguiranno anche in podcast registrato. Vi faccio i migliori auguri di un sereno e felice anno nuovo, sia a livello personale, ma speriamo anche sportivo per quanto concerne le vite giallorosse che a tutti stanno a cuore. Appuntamento per appunto il 3 gennaio post Roma Cremonese, ore 21, Stadio Olimpico, quindi intorno alle 23:30. Vi ringrazio ancora, un saluto anche, poi andiamo a chiudere sempre con l'immancabile, anche se rattristato, ma anche se triste, amareggiato, non può mancare, dai Roma, dai. Buonasera, buonanotte e ciao da Alberto Fiano.